Una buona giornata, cari amici. In questa domenica voglio regalarvi un racconto, perché domani si celebra forse il compleanno più importante nella storia del calcio italiano. Domani, 11 luglio 2022, saranno 40 anni esatti dalla finale di Madrid, dalla finale contro la Germania Ovest, dal terzo titolo mondiale conquistato dagli azzurri. E allora vi voglio proporre questa chiacchierata che ho fatto con uno dei protagonisti del Mundial spagnolo, ovvero con Fulvio Collovati, un po' di tempo fa. Perché vi dico che è uno dei compleanni più importanti dello sport italiano? Noi siamo stati 4 volte campioni del mondo, abbiamo rivinto la Coppa nel 2006, l'avevamo vinta nel 34 e nel 38, però io ritengo che Spagna 82 sia stato un momento talmente pieno, talmente totale, da poter essere considerato, se proprio si vuol fare questo tipo di classifica, forse il mondiale più importante mai vinto dall'Italia. È stata una totalità di sentimenti, perché si è partiti in mezzo allo scetticismo generale, come spesso accade dalle nostre parti, perché ci sono state polemiche, una squadra che sembrava essere stata scaricata da tutti, opinione pubblica soprattutto critica, e una squadra che poi è entrata perennemente nel cuore degli italiani. Ma poi ci sono state anche partite che hanno fatto la storia nel gironcino, il secondo, quello dopo il girone preliminare e prima delle semifinali. Italia-Brasile credo che abbia segnato anche l'andamento del calcio, perché uno dei Brasile più forti della storia è stato sconfitto da un'Italia vera, dall'espressione più pura, più sofferente e in qualche modo anche più esaltante del nostro tipico modo di fare calcio. La sfida fra Maradona e Gentile nella partita con l'Argentina, le emozioni ma anche la sicurezza della finale contro la Germania, le figure che hanno fatto questo mondiale, dall'eroe assoluto Pablito Rossi, e quando ho fatto questa chiacchierata con Collovati era ancora fra noi, però anche la figura di Paolo Rossi ci dice come in un momento di magia la storia del calcio, la storia di ognuno di noi, la storia di calciatori, di uomini, può cambiare, e la partita col Brasile è stata fondamentale. Ma anche la figura di Enzo Berzot, CT considerato inadatto, CT criticato, CT messo al l'angolo per le sue scelte, e poi CT che è stato fondamentale, lo raccontano anche i suoi ragazzi, ce lo dirà Fulvio Collovati, per costruire quel gruppo che ha fatto quell'impresa. Per cui vi auguro una buona visione. Abbiamo riraccontato il mondiale passo dopo passo, sensazione dopo sensazione, partita dopo partita, addentrandoci anche un po' negli aspetti di quell'Italia di inizio anni 80 che ha vissuto un'estate veramente magica. Ecco a voi il racconto del Mondiale 82 fatto con Fulvio Collovati, un campione del mondo. Amici, vi voglio raccontare una storia. A me piace raccontare il calcio perché il calcio io lo vedo come passione, come sentimento, come partecipazione, come un qualcosa che ci accompagna, ci esalta, ci fa anche soffrire, ma scandisce in qualche modo il tempo della nostra vita. E mi piace raccontare storie perché ci sono imprese che hanno marcato il loro tempo, ma che con il passare del tempo rischiano di vedere un po' sfumati i propri contorni. E quindi le storie, non le favole, ma le storie, ovvero il racconto di qualcosa che è avvenuto davvero, anche se può sembrare incredibile, contribuisce a ridare tonalità, a ridare forza e a ridare importanza a delle cose che di importanza ne hanno avuta e ne hanno avuta parecchia. Oggi vi voglio raccontare quella che, secondo me, qua entriamo nel campo dei gusti, ma in questa storia ci troveremo tutti uniti, non sarà più una questione di a me piace, a me non piace, sarà la storia di un popolo, la storia di una squadra, la storia di degli eroi. Secondo me questa è addirittura considerabile come forse la storia più grande del calcio italiano. Perché? Un po' ci sono legato perché io sono nato nel 1982 e adesso, con il passare del tempo, non vorrei sentirmi troppo vecchio. Di conseguenza non considero vecchia questa impresa. La considero molto attuale perché, lo vedrete, ci sono punti di contatto con quella che è la nostra realtà odierna, il nostro modo odierno di vivere il calcio. Certo, era un'altra epoca, il 1982. Il calcio era diverso, la società diversa, l'Italia era diversa, e quell'Italia riuscì
ad unire tutto un paese, a farlo esplodere grazie alla passione per il calcio, grazie alle capacità di un gruppo al quale non veniva dato nessun credito e che invece è arrivato a dominare il mondo, lo ha fatto nella maniera più impensata e per questo anche più esaltante. La nostra generazione, la vostra generazione ha vissuto anche il trionfo mondiale del 2006 e un trionfo mondiale è sempre un trionfo mondiale. Però io il 1982 non l'ho vissuto direttamente, sono nato a dicembre, anche se mia madre racconta di aver visto e amato quel mondiale con me nel pancione, per cui probabilmente qualcosa ho assorbito, ho assimilato da quell'atmosfera che poi non c'è più stata, perché come vi dicevo il trionfo del 2006 è stato un trionfo pieno, ma si parla già di un'altra epoca. Nel 1982 gli italiani venivano da non aver vinto quasi niente a livello calcistico, ma non solo, in tanti decenni precedenti. E quella nazionale era una nazionale quasi di figure normali, che poi normali non lo sono state. Insomma, è una storia completa. Io sono molto legato al Mondiale dell'82 e ve lo voglio raccontare, ma non ve lo voglio raccontare da solo. Ve lo voglio raccontare, voglio ripercorrerlo passo dopo passo, in tutte le sue particolarissime pieghe, con uno di quei ragazzi che l'impresa l'hanno fatta, che ci hanno portato a casa dalla Spagna la Coppa del Mondo. Vediamo se mi risponde. Oh, fantastico, Fulvio Collovati, campione del mondo del 1982. Ciao Fulvio, grazie per aver per aver voluto partecipare a questa storia da raccontare. Lo stavo dicendo ai nostri amici, io sono del 1982, per cui non è una storia vecchia, però è una storia alla quale vogliamo ridare un pochino di colore. Come la incominciamo, Fulvio, questa storia? La incominciamo: c'era una volta una nazionale italiana che si imbarcava per andare ai mondiali senza nessuno che le desse credito con qualsiasi tipo di problema. Allora, c'era una volta, lo si dice nelle fiabe, lo sai, nelle fiabe, quando racconti le fiabe ai tuoi nipotini o poi ai tuoi figli quando erano piccoli, per cui ci sono due cose, una che mi rattrista e una che mi rende felice. Quella che mi rattrista è che sono passati 38 anni, tu hai voglia di dire 38 anni perché ti vuoi sentire giovane, ci ma provo. In realtà ci stai provando, di la verità. In realtà io, che insomma, allora avevo 25 anni, per cui puoi fare la somma, 38 più 20 più 25 anni. Non sono bravo in matematica, per cui ti... No, te lo dico io, da casa lo sanno. E questa è la cosa che mi rattrista, che mi sembra l'altro ieri, ma sono effettivamente passati 38 anni. La cosa invece che mi rende felice, che le nuove generazioni, e io ti considero una nuova generazione, rendono ancora viva quella vittoria che, hai ragione tu, è stata storica, è stata unica nel suo genere per come è avvenuta, è stata indimenticabile, è stata incredibile, potrei trovare tutti gli aggettivi del mondo, e tieni presente che non c'erano i social, allora, cioè adesso attraverso i social persone come te ci aiutano a renderla sempre viva, perché non bastava la televisione, per cui diciamo in me si abbinano queste due cose, la tristezza del tempo passato, ma nello stesso tempo il fatto di riviverla quotidianamente. Noi abbiamo una chat, non so se lo sai, noi abbiamo una chat, campioni del mondo del 1982, e a cui accedono solo i mondiali dell'82, non può accedere nessuno. Chiaramente ci sono due persone che non ci sono più, uno è Berzot e l'altro è Gaetano, il povero Gaetano Scirea, però tutti gli altri accedono, e allora tutti i giorni, ma non te lo voglio dire perché sennò sei troppo curioso, lì anche stamattina mi hanno scritto delle cose, si alzano, ci siete, non ci siete, cioè riusciamo a mantenerci vivi con delle cazzate allucinanti che scrivono, di cui io mi vergogno, e mi auguro che mia moglie non mi prenda il cellulare, perché con quello che scrivono c'è veramente da litigare. Sentimi, mi suona strano che non ci siano giornalisti in questa chat, perché avevate molta voglia di parlare con i giornalisti ai tempi, ma adesso ci arriviamo, la raccontiamo tutta. Sai cosa pensavo mentre mi portavi proprio già dentro questa storia? Che hai ragione, è una cosa estremamente viva ancora oggi, nonostante sia passato un po' di tempo.
perché poi c'è la ciclicità della storia che ritorna. Dicevamo, una nazionale che andava ai mondiali senza nessun credito, con tutti i problemi possibili, e sembra di raccontare la storia di tutte le imprese, della nostra nazionale e in generale delle nostre squadre di calcio, perché noi italiani, se non ci mettiamo nella condizione di soffrire, verrebbe da dire, di non crederci, allora dicono non riusciamo a tirare fuori il massimo del nostro potenziale. Qual era il contesto in cui l'Italia si prepara e arriva a questo mondiale? Partiamo da un po'. Un contesto, scusami se ti ho interrotto, catastrofico, perché tu devi pensare, prima, due anni prima che nascessi tu, nel 1980 c'è stato, esattamente 40 anni fa, c'è stato lo scandalo delle scommesse, il primo scandalo delle scommesse, altro che Calciopoli, perché poi io da commentatore, come stai facendo tu, opinionista, giornalista, ho vissuto anche lo scandalo del 2006, nel senso che sono andato a Berlino a seguire l'Italia per la RAI, sono andato a seguire l'Italia ai mondiali che abbiamo vinto nel 2006. Anche lì c'era lo scandalo di Calciopoli 2, però il Calciopoli di allora fu, come posso dire, fu una novità, perché il calcio italiano non era abituato, ci sono stati dei calciatori... Arrestarono i calciatori in campo? Io ho vissuto un Milan-Torino, dopo la partita, finita la partita, la camionetta della polizia, dei carabinieri all'interno dello spogliatoio, perché c'era il tunnel, sai adesso quando i calciatori scendono con l'autobus... Con la camionetta dentro, avevano fatto salire tre miei compagni del Milan, li hanno arrestati come se fossero dei delinquenti, dei rapinatori, degli stupratori, li hanno arrestati perché faceva notizia, il calcio fa sempre notizia, li hanno arrestati con le manette, ed è una cosa che ho ancora in testa. Io sono uscito dallo spogliatoio vedendo i miei compagni così, ho detto ma cosa sta succedendo, perché no, io e Franco Baresi, che tu conoscerai, che giocavamo nel Milan, gli unici due in nazionale, ho detto ma cosa sta succedendo. È successo questo, per cui ci siamo avvicinati alla nazionale, al mondiale. Ti faccio un esempio: nei calciatori di adesso ci scandalizziamo se stanno fermi un mese e poi dopo giocano dopo un mese, ma bisogna attenderli, non sono in condizione. Così Paolo Rossi fu squalificato per due anni, giocò il mondiale dopo due anni di inattività, cioè il campionato finì a maggio ma lui non lo giocò. Noi andammo ai mondiali il 15 di maggio, la prima partita fu ai primi di giugno, mi pare, lui dopo 15 giorni di allenamento cominciò a giocare le prime partite, chiaramente non le giocò bene, lo aspettammo, era un cadavere, glielo dico sempre, ti abbiamo trascinato, poi dopo però ci ha trascinato lui, perché nelle seconde tre partite ci fece 6 gol. Ma infatti fu una follia portare Paolo Rossi, e lo dicevano i giornalisti che preferivano Bruzzo. Ma il 1980, proprio per completare insomma l'introduzione, è un anno centrale, perché c'è lo scandalo del calcio scommesse, calciatori arrestati, calciatori squalificati per tanto tempo. C'è anche l'Europeo in Italia, che doveva essere in qualche modo una manifestazione di rivincita, perché la nazionale nel 78 in Argentina era andata bene, e invece l'Europeo risulta un flop anche a livello organizzativo, non tante presenze, si apre il campionato agli stranieri per cercare di rivitalizzarlo un po'. La stagione 81-82, quella che porta al Mondiale, è una stagione storica al contrario per il calcio italiano, perché non era mai successo che i nostri club fossero tutti fuori dalle competizioni europee dal secondo turno, per cui viviamo questa spedizione con sfiducia, perché il calcio italiano sembra veramente lontano dal meglio, in più con un clima veramente ai limiti quasi della maleducazione, mi verrebbe da dire, nei confronti soprattutto del commissario tecnico Enzo Bearzot, l'hai citato, non c'è più, una figura che poi è diventata eroica a livello nazionale, ma che ai tempi era vista quasi come non so, come un minus habens, perché la stampa, sì, la gente voleva fare la
formazione, contestava anche il suo tipo di concezione, nonostante poi, perché sono andato a rivedere anche quelle che sono le cose collaterali a questa impresa, ovvero le amichevoli di preparazione, nonostante i risultati in qualche modo arrivassero, a volte non rotondi, ma arrivassero, si contestava il tipo di idea di questa nazionale, il famoso catenaccio, mi verrebbe da dire. Però contestualizziamolo questo tipo di gioco, perché oggi forse è una parola che ha un'accezione negativa, ma io credo che il concetto di gioco all'italiana, quindi un gioco astuto, un gioco che puntava ad aprire degli spazi per poterli attaccare, quindi attaccare non per forza tramite il possesso, ma tramite anche una reazione all'avversario, è un gioco molto fine se fatto nel migliore dei modi. Vedo che ti sei preparato molto bene, ti do dire. Ti ringrazio. Allora, da dove devo partire? Da quando siamo... Allora, la nostra era, come posso dire, un'armata Brancaleone, nel senso che eravamo contro tutti, eravamo noi, uniti, perché la bravura del nostro allenatore, Berzot, considerato, come giustamente hai detto tu, un minus sapiens, cioè un allenatore sottovalutato, uno che non capiva di calcio, uno che aveva lasciato a casa Pruzzo, uno che aveva lasciato a casa Becalossi, aveva portato Selvaggi, ma lui l'aveva fatto per tutelare il gruppo, per tenere tutti uniti. Noi siamo partiti tra lo scetticismo, ma dico scetticismo, ma tra la goliardia, userei dire, ma io mi immagino cosa succederebbe adesso nel calcio di oggi. Dopo quello che... Perché tieni presente, tu guarda quello che sta succedendo adesso per questa pandemia, purtroppo, contestazioni, la gente va in piazza, è disperata, così. Allora, tutto quello era per il calcio una cosa folle, perché il calcio, la gente era schifata, perché è stata tradita dalle scommesse. Cioè, mai un tifoso avrebbe pensato che un amato, un giocatore, un idolo scommetteva e rubava e vendeva le partite. Per cui la contesta, noi facevamo gli allenamenti, la gente ci contestava. Mi ricordo che andavamo a Roma, ci fischiavano, ci dicevano: vi piacciono i soldi, alla partite, così. Cioè, noi siamo partiti per la Spagna proprio con delle oscenità, delle volgarità, che però, dette così a parole, non riescono a trasmettere quello che effettivamente era l'atmosfera e quello che sentivamo noi. Per cui, tra lo scetticismo generale, abbiamo fatto le prime amichevoli. Tu hai ragione a dire le prime amichevoli che, dal punto di vista dei risultati, non siano state neanche negative, ma dal punto di vista delle prestazioni, addirittura mi ricordo prima dell'esordio della prima partita contro la Polonia. Avevamo nel girone Polonia, Camerun, Perù, che non era un girone difficilissimo, però dicevo: tanto vanno a casa, tornate a casa. E mi ricordo la partita contro lo Sporting Braga 4-5 giorni prima dell'esordio contro la Polonia, 1-0, abbiamo vinto a stento, ma si fa sempre fatica nelle partite premondiali per tanti motivi. Il giorno dopo i giornali dire: ma cosa scendono in campo a fare, tanto ormai torniamo a casa subito. Per cui come posso dire, era un clima, l'unico che ci difendeva contro tutti era l'allenatore. E noi, chiaramente, tieni presente che allora c'era gente di grandissima personalità. Mi ricordo che Zoff diceva: ma tanto non ce la dobbiamo prendere, come parla lui, non ce la dobbiamo prendere perché tanto noi siamo vaccinati, c'erano 8-9 giocatori della Juventus, loro sono abituati a vincere, per cui non vi preoccupate. Però un conto sono le parole, un conto erano i fatti, perché entrare in campo era particolarmente difficile. Io vorrei, prima di parlare delle vostre partite, ripercorrerla questa squadra, perché tu l'hai definita un'armata Brancaleone, i giornali la definivano guidata da un inetto. Parliamo di quella squadra dell'82. Il portiere era Zoff, 40 anni suonati, compiuti, considerato da qualcuno un portiere d'albergo, ma il portiere era Dino Zoff, con Bordone e Galli come alternative. La difesa, hai parlato di blocco Juve. Io credo che nella storia del calcio italiano e forse del calcio mondiale ci siano state due grandiose difese. Una, quella del Milan, Rossi in porta, e poi soprattutto Tassotti, Maldini, Costacurta e Baresi. Quel blocco della Juventus è
a quel livello, forse un po' di più, forse un po' di meno, ma a quel livello. Parliamo del top della storia del calcio, ovvero appunto Zoff in porta, Gentile terzino destro, Cabrini terzino sinistro, Scirea libero. E poi la differenza rispetto al blocco Juve la faceva Fulvio Collovati come stopper, chiamato al posto di Brio. Le tre alternative della difesa italiana erano due ragazzini, due scommesse, Bergomi e Baresi, più Pietro Vierchowod. Io un roster difensivo del genere, come si dice oggi, non lo vedo, non l'ho più visto e forse non lo vedrò mai nel calcio. Beh, non paragoniamolo al calcio di oggi, dove la cultura della fase difensiva non esiste più. Non esiste più il difensore, non c'è più a livello giovanile, come posso dire, un... è come fare il difensore nel calcio di oggi considerato come... ma sì, è come una vergogna. Cerco di spiegarmi bene. Fatto sta che il difensore alla Bonucci imposta, fa un po' il centrocampista, lancia, fa un po' il regista. Fare il difensore oggi è un ruolo in estinzione, parliamoci chiaro. Perché? Perché per tanti motivi, perché hanno paura della tecnologia, gli attaccanti rimangono a 5 metri, hanno possibilità di calciare. Allora invece ti insegnavano già a livello giovanile di stare vicino all'uomo, di non farlo girare, di anticiparlo, di colpire di testa. Magari eri anche aiutato perché non c'era la tecnologia, per cui magari spingevi un pochino, lo trattenevi. Questa era la difesa allora della, come giustamente hai detto tu, della nazionale italiana, dove io ero l'unico infiltrato, l'unico che non facevo parte della Juventus, giocavo nel Milan allora. Tieni presente che io feci il mondiale dell'europeo dell'80, dopo il bellissimo mondiale del 78 in cui l'Italia giocò un grandissimo calcio. Poi nel 79 io esordì in nazionale perché c'era la necessità e anche la volontà da parte dell'allenatore un po' di svecchiare, un po' di sostituire Bellucci, te lo ricordi Bellucci? Certo, che certo. era spesso fortunato. Per cui giocai io, ma quella era una difesa. Poi dopo veniamo alle differenze tra il calcio di oggi, perché tu all'inizio, non so se l'hai detto perché fai il giornalista così o se l'hai detto come provocazione, non fare il furbo. No, anche perché è uno stopper. Quella era nazionale, è vero, io Gentile marcavamo uomo, lui marcava magari tenendo anche Maradona con la maglia, ma quella era nazionale di una modernità. No. Ti sfido a trovare un giocatore come Gaetano Scirea che faceva 5 gol all'anno, adesso elogiamo Bonucci, Scirea lo faceva 40 anni fa quel lavoro lì, 45 anni fa. Non l'ho detto assolutamente in termini provocatori, era anzi per Cabrini fu uno dei primi difensori, ancora prima di lui Facchetti, ma uno fu i primi difensori, nel senso che marcava, ma faceva il Teo Hernandez della situazione come adesso. Per cui, per farti capire che sì, è una nazionale che basava molto sulla fase difensiva intendo dire che Royali proteggeva, Tardelli proteggeva, però andavano tutti. E c'è una partita che secondo me dimostra perfettamente questo concetto, il concetto di organizzare la difesa per liberare l'attacco, ma ci arriviamo dopo perché è la partita della svolta. Volevo completare la nazionale, come dici tu, un blocco difensivo assolutamente arcigno ma molto moderno nella sua concezione, infatti quelli saranno poi gli anni di passaggio dal vecchio sistema di gioco a quello della modernità e poi si è arrivati alla zona più avanti. Centrocampo, due mediani fondamentalmente intercambiabili, Marini e Oriali, diciamo che è iniziato uno e ha terminato l'altro diventando fondamentale, più un giocatore come Tardelli, che io fatico per quello che ho visto a definire in un ruolo, mi sembra veramente la fotografia della totalità del centrocampista puro. In più, due giocatori fondamentalmente di costruzione, ovvero Antognoni, regista avanzato, il 10 della Fiorentina, giocatore bello, giocatore dall'intensità magari un po' da scoprire, però giocatore che col pallone poteva inventare, anche lui recuperato alla fine perché c'era stato l'episodio dell'infortunio sull'uscita di Martina, anche lui aspettato e anche lui portato. Bruno Conti,
una novità in qualche modo, e l'unico giocatore del blocco romanista preteso dalla stampa, che voleva Pruzzo, voleva Di Bartolomei, come dicevi tu, Bruno Conti fu la chiamata fatta da Berzot, quasi come ricambio di Causio, che era, faceva parte della spedizione, ma in qualche modo veniva visto come un'alternativa. E poi un comparto offensivo, mi dimentico forse qualcuno del centrocampo, beh, c'era Dossena che era anche una delle prime alternative, e poi veniamo all'attacco, perché l'attacco era il vero oggetto del contendere. Graziani, stagionato ma molto utile per la sua grande carriera, Altobelli come prima alternativa, Selvaggi e Massaro a completare il reparto, e Paolo Rossi che tu hai definito un cadavere nel momento in cui viene chiamato a partecipare al mondiale, perché appunto non giocava da 2 anni, era un giocatore anche con delle caratteristiche particolari, si vedeva proprio a occhio, per quelli che sono i filmati che ho visto io, deperito, insomma non in condizione, però è stato un po' il simbolo delle scelte di Berzot, nel male prima e poi direi decisamente nel bene. Sì, hai fatto un quadro perfetto. Allora, partiamo dal centrocampo. Allora, io sfido a trovare, dato che si fanno sempre dei paragoni, poi tu lo sai, si dice Maradona giocava 40 anni fa, potrebbe giocare nel calcio di oggi, Zico, addirittura Pelé. Ma così fa parte del calcio. Io sfido a trovare nel calcio di oggi un giocatore come Marco Tardelli. Allora, ha fatto il terzino nei primi anni della carriera, faceva il terzino destro alla Hakimi, faccio per dire. Faccio sempre dei paragoni col calcio attuale, perché io non so se sei interista o milanista o se ti vuoi sbilanciare, non lo so. A me piace il calcio, le guardo. Va bene. Allora, alla Hakimi, cioè uno che spingeva. Ha fatto il mediano, fatto sta che quando giocava nella Juventus io giocavo nel Milan, così ha marcato Gianni Rivera, cioè il mediano marcatore. Ha fatto la mezzala, la mezzala vuol dire la mezzala di inserimento, dato che ho letto l'altro giorno una specie di come posso dire, di paragone con Barella, per farti capire, cioè la mezzala di inserimento, fatto sta che ha fatto gol con l'Argentina, ha fatto gol con la Germania in finale, cioè era uno che ti faceva 6-7 gol all'anno, te li faceva come centrocampista, per cui ha fatto tutti i ruoli, un giocatore fondamentale. Poi c'era Lele Oriali, che faceva il mediano marcatore, e la bellezza del calcio era Giancarlo Antonioni, un po' come potrei dirlo, il Çalhanoğlu della situazione, per non parlare sempre dei giocatori dell'Inter, cioè il numero 10 a tutto campo, molto di classe, molto fine. Ecco, questa era il centrocampo. Tieni presente che Berzot rischiò, perché quando facevamo ridere, perché abbiamo fatto anche ridere, non dobbiamo sempre dire che è sempre colpa degli altri, abbiamo giocato anche male, abbiamo fatto ridere, la stampa di Milano voleva Beccalossi. La stampa di Milano voleva Beccalossi, sì. Lui andò contro e dire no, io chiamo i miei a tutti i costi. Poi è stato ripagato proprio questo motivo, perché avevamo qualcosa dentro che lo dovevamo per forza ripagare, quest'uomo. Per cui Antonio, per non parlare dell'attacco, Pruzzo rimase a casa, Bettega si ruppe i legamenti prima del mondiale in una semifinale Coppa UEFA, o finale, non me lo ricordo. Aveva la possibilità di chiamare Bruno Giordano, squalificato 2 anni per le scommesse. Venne Paolo Rossi, che non stava in piedi, era sotto flebo, noi facevamo allenamento e lui era lì sotto flebo che faceva le flebo. Ma quando è che giochi, che stai sempre a fare flebo tutti i giorni? Questa era la nostra nazionale, tra scetticismo, tra credibilità a livello personale, l'allenatore che ci proteggeva, i giornalisti che venivano a vedere gli allenamenti. Non è come adesso, che adesso non hai accesso a vedere i campi dell'allenamento. Mi ricordo a Vigo, la stampa, Berzot, finito l'allenamento, andava lui parlava, non c'erano le sale stampe allora, andava in tribuna, raccoglieva i giornalisti e li parlava insieme a loro. Lo deridevano, come deridevano noi, ma guardate come si allenano, ma noi facevamo allenamento, sentivamo ogni tanto qualcuno che rideva di loro, cioè capisci
che tutto questo, ma perché? Perché oggi c'è un rispetto nei confronti del giocatore che non c'era prima. Non c'era prima. E tra l'altro, poi è venuto anche fuori che fisicamente stavate meglio di molti altri, si è visto sul lungo, però... Certo. Siccome quando le cose vanno male, poi tendenzialmente vanno anche peggio, voi partite per la Spagna in tutte queste condizioni e non vi mandano a Barcellona, in Andalusia, in posti fantastici, vi mandano in Galizia a giocare il girone. A Vigo, siamo andati a Vigo. A Vigo, eravate in ritiro a Pontevedra. Io sono stato in quei posti perché commento la Liga da tanti anni. Vigo è una delle città più brutte che io abbia mai visto. Si mangia molto bene perché ci sono dei crostacei, dei frutti di mare straordinari, ma non credo che voi aveste grande accesso a questo tipo di situazioni. Vi mandano in Galizia, freddo, vento, e vi mandano a giocare un girone. Pioveva spesso, me lo ricordo. Vi mandano a giocare un girone che è quasi un assist agli scettici, alla stampa che vi deride, perché il girone comprende Polonia, Camerun e Perù, che sulla carta è un girone che l'Italia dovrebbe passare con la sigaretta in bocca, come si suol dire. In realtà, il mondiale del 1982 è stato un mondiale innovativo anche perché per la prima volta si passava dal torneo a 16 squadre al torneo a 24, per cui c'era una rappresentanza molto più ampia del mondo del calcio. Mancava, se non ricordo male, solo l'Olanda fra le big, per il resto c'erano tutte. E c'erano queste nazionali che arrivavano dal Sud America, dall'Africa, nazionali innovative che non si conoscevano, che venivano derise perché il Camerun come fa a giocare a calcio, in realtà erano compagini che si stavano appunto sviluppando. Per cui un girone che l'Italia non dovrebbe neanche considerare si rivela un girone complicato. Prima partita con la Polonia, finisce 0-0. Io l'ho vista, per me fu anche una buona partita da parte della nazionale, ci furono delle belle parate del portiere, però l'Italia non segna e gioca Paolo Rossi. Seconda partita con il Perù, buonissimo primo tempo, grandissimo gol di Bruno Conti. Ecco, il secondo tempo col Perù forse è stata veramente la prestazione peggiore dell'Italia a quel mondiale, e purtroppo anche tu sei stato protagonista con quella sfortunata deviazione su un sinistraccio da fuori, un po' trovato, 1-1. Terza partita con il Camerun, vantaggio di Graziani, un bellissimo gol di testa, pareggio immediato, l'Italia passa con 3 pareggi, senza aver mai vinto, contro nazionali poco considerate, la Polonia sì, perché c'era l'astro nascente Boniek, Smolarek, Lato, era una squadra che avesse un minimo di nome, ma le altre due proprio no, quindi è definitivamente la conferma che questa squadra ha avuto un po' di fortuna, ma che non vale niente. Hai fatto un quadro perfetto, nel senso che ritorniamo brevemente allo scetticismo generale, per cui affrontiamo la prima partita. Tieni presente che la Polonia, ci tengo a dirlo questo, perché poi l'hai sottolineato anche tu, arrivò terza in quel mondiale. Per cui il nostro pareggio, che tu giustamente hai detto, in fondo è stata la partita meno peggiore delle tre, fu una partita dove forse meritavamo qualcosa più noi della Polonia di però arrivò terza poi alla fine del mondiale. Bene, effettivamente la prestazione più negativa è stata quella col Perù nel secondo tempo, però il Camerun, ti faccio presente, il calcio africano che adesso lo temiamo, perché quando incontri la Nigeria dici tanto di cappello, quando incontri l'Egitto dici tanto, cioè allora era una novità. E infatti, tu te lo ricorderai, sei nato nell'82, probabilmente 8 anni dopo avevi nei mondiali del 90, il Camerun, cosa fece il Camerun così? Io mi ricordo che Marcai, Roger Millat, Berzot mi disse prima della partita, guarda che il centravanti che marchi, che si chiama Roger Millat, è uno dei più forti centravanti in questo momento in campo internazionale. Io dico, che cazzo mi sta dicendo questo qua? Non lo sapevo, ho detto, ma c'è possibilità. Mi diede un VHS, perché allora c'erano i VHS, noi avevamo una sala cinema così, perché allora non c'erano i social, non c'erano i file, non c'erano i video. Misi questo VHS, c'erano tutte, perché evidentemente lui, che era molto preparato in campo internazionale, si era fatto preparare questo VHS di tutti i giocatori del
del Camerun, e io mi sono studiato Roger Millat, che poi lo marcai anche bene quella partita lì, ma poi nel proseguo della carriera veramente dimostrò di essere uno dei migliori centravanti in quel periodo lì. Vallo a vedere, vai magari sul Google e metti Roger Millat. No, me lo ricordo bene, io col Mondiale del 90 ho avuto veramente l'esplosione in faccia della mia passione per il calcio. Il Camerun di Roger Millat e di Nkono come portiere, perché fu importantissimo in una partita di Nkono. Fu una grande rivelazione, conquistò quasi l'Italia per la spettacolarità di quella squadra. Per cui ti dico due cose. Allora, passiamo il turno e la cosa, perché poi dopo arrivò la decisione del silenzio stampa. Che poi dopo chiaramente affronterai. Insomma, tieni presente che ogni partita era una guerra. Parlavamo tutti, fino a quel periodo lì tutti parlavano, cioè non è come adesso che le società di calcio decidono, parla Colorati, parla Franco Baresi, no. Allora venivano i giornalisti, chi aveva voglia di parlare parlava, oppure ti chiedevano di parlare e tu parlavi, avevi accesso, non è che dovevi chiedere il permesso. Per cui si parlava, nonostante le critiche che arrivavano dall'Italia. Noi parlavamo, per cui non c'era, eravamo in una città, come hai detto tu, Vigo, che era una città molto fredda nei nostri confronti, molto, non solo di clima, ma anche di ambientale, non è che... Per cui dopo il passaggio del turno cominciarono le illazioni, nel senso cominciarono a dire, una partita, si sono messi d'accordo, hanno cominciato... perché noi abbiamo fatto tre pareggi, siamo passati con tre pareggi, per cui tra mille difficoltà l'importante era passare il turno, non ce ne fregava da primi perché erano gironi a quattro, non ci interessava passare il primo o il secondo, siamo passati per secondi. E però cominciavano le illazioni, sì. Perché tutto in quei giorni lì, tutto puoi parlare, ma tranne che le cose stracalcio. Infatti mi ricordo a Vigo, all'albergo che era la casa del Baron, a un certo punto si affacciano Cabrini e Paolo Rossi. Sì, quella è una cosa. Scherzavano, gli fa le due signorine in camera, quella. E il giorno dopo venne fuori l'articolo, gli dicevano sono in camera, chissà cosa fanno. Tutte queste illazioni, hai capito? No, poi vi popolarono anche sui soldi, perché ci fu una grandissima polemica sui premi per aver passato sul passaggio del turno senza vincere. Ma come, gli date pure i soldi per questo passaggio del turno vergognoso? Perché ecco, da lì, poi dopo andiamo alla fase successiva, decidemmo di fare il silenzio stampa. Andiamo, ci riuniamo tutti noi, prendiamo questa decisione, non parliamo più. Le conseguenze, perché diciamo, guardate, perché era l'unico mezzo di comunicazione, perché allora c'era la TV, la radio e i giornali. Certo. Adesso i giornali passano in secondo piano, la TV è sempre importantissima, adesso però comunichi subito con i social, con Twitter, con Facebook. Ecco, per cui decidemmo di non parlare più, andiamo da Prof, lo nominiamo come unico nostro alfiere per poter parlare, andiamo da Berzot e diciamo, mister, guardi che abbiamo deciso che non parliamo più. Ma siete sicuri così? Perché qui Berzot ci disse, ma cosa, rendete conto cosa fate? Perché la gente da casa legge le vostre comunicazioni, i vostri articoli, se vi chiudiamo ci massacrano ancora di più. No, non vogliamo parlare più. Berzot era contrario. Però prendetevi la vostra responsabilità, se voi siete d'accordo io la penso come voi. E fu da allora delegato Zoff a parlare. Sì, poi. Che mi viene da fare una battuta, Fulvio, mettere Zoff come portavoce è proprio chiudere qualsiasi tipo di comunicazione, perché insomma non era un chiacchierone, ecco, mettiamola così. Dino, che è un caro amico, oltre che un friulano come me, era già di poche parole. Io lo chiamavo il ventriloquo, perché quando parlava, allora ha fatto una bella partita, non si capiva quello che diceva, perché parlava lento e parlava poco, perché era molto chiuso, era un friulano, per cui da lì cominciamo poi il secondo turno. Ecco, esatto. La situazione è questa. La nazionale non parla.
La nazionale per la stampa e per l'opinione pubblica ha fatto schifo e non ha nessuna possibilità di invertire la rotta. La nazionale si ritrova al secondo turno nel girone di ferro, perché la manifestazione si svolgeva così. Un primo girone, come è il primo girone dei mondiali di oggi, degli europei, della Champions League per intenderci, un girone a quattro. Dopodiché un secondo turno fatto di gironi a tre, che avrebbero qualificato solo la prima di ogni girone a tre alle successive semifinali. E l'Italia nel girone pesca, l'Argentina, campione in carica nel 78, che aveva sempre Menotti come allenatore, che aveva ancora la base dei campioni del mondo, Kempes, Ardiles, Passarella, più Maradona 21enne, e il Brasile dell'82, che io ho a che fare da tempo con il calcio sudamericano, parlo con i brasiliani, e mi viene spesso detto che il Brasile dell'82 da molti è addirittura considerato superiore al Brasile del 70, perché parliamo di una nazionale che aveva un comparto creativo con gente come Zico, con gente come Socrates, con gente come Falcao, dietro giocatori di fatica, tra virgolette, come Junior e Toninho Cerezo, che sono stati anche grandi interpreti del nostro calcio. Davanti degli attaccanti magari non credibilissimi, ma poi me lo direi tu, molto impegnativi, perché Serginho, Eder, era tutta gente che a pallone sapeva giocare molto bene. Noi dobbiamo affrontare l'Argentina, dobbiamo affrontare il Brasile, è meglio andare a casa quasi piuttosto che subire queste due umiliazioni. Invece lì c'è la vera svolta. Sì, allora è per una serie di combinazioni, perché noi classificandoci secondi nel girone non è che li abbiamo pescati quel sorteggio lì, siamo capitati come secondi, siamo capitati con, mi pare, la prima dell'altro girone, che probabilmente era il Brasile, per cui no, adesso non me lo ricordo, però siamo capitati l'Argentina era seconda, perché se non ricordo male l'Argentina fu sconfitta al debutto dal Belgio e allora passò come seconda nel girone, perché anche la fase girone aveva portato un po' di sorprese, l'Algeria che aveva battuto la Germania Ovest con i gol di Magier, calcio africano. Per cui insomma, ci capita questo girone. Mi ricordo che Berzot, la prima cosa che ci disse, ragazzi, abbiamo fatto ridere fino adesso. Silenzio stampa. Nel 1970 arrivarono a Linate, all'aeroporto di Linate, arrivando secondi, gli hanno tirato i pomodori, ma ti rendi conto, avevo 13 anni, tu non eri nemmeno nato. Nazionale perse contro il Brasile di Pelé, arrivò a Linate nel 1970, gli tiravano i pomodori, questo per farti capire, arrivò, figuriamoci cosa ci fanno a noi, disse Berzot, per cui non abbiamo niente da perdere, ma non ci disse grandi cose, ci disse non abbiamo niente da perdere, per cui entrate in campo, io l'unica cosa che vi dico la formazione, vi dico le marcature, tu marca questo, marca quest'altro, poi quello che succede, succede. Male che vada, ce ne torniamo a casa. Berzot dice la formazione e dà le marcature. Prima partita contro l'Argentina. Tra l'altro vi trasferite dal freddo della Galizia al forno di Barcellona, perché le due partite del secondo girone si giocano a Barcellona, a Sarriá, lo stadio dell'Espanyol, che adesso non esiste più, purtroppo. Non c'è più. Era in mezzo alle case, in un quartiere anche molto... Adesso mi pare che abbiano fatto un centro commerciale, perché era... Era in centro, come se fosse un San Siro in centro a Milano, cioè praticamente era... Ecco, e per affrontare l'Argentina di questi grandi giocatori, l'Argentina di Maradona, Berzot vi dà la formazione e dice le marcature. Tutta Italia si aspettava Tardelli su Maradona, e invece su Maradona ci va Gentile, regalando una delle partite per me più indicative di cosa fosse quella squadra, di cosa fossero quegli uomini e di cosa fosse quel calcio. Perché la marcatura di Gentile su Maradona, e Maradona l'ho detto più volte, di rispettare tanto il modo in cui è stato affrontato da Claudio Gentile, è la novità tattica di Berzot, che serve per piazzare un marcatore ruvido, direi, su Maradona, ruvido ma anche assolutamente esemplare, perché trattenute, entrate, battaglia vera, però non cose criminali o cattive. Sì, come no, ci tengo, guarda, ci tengo a dirlo, questo. Hai detto una cosa giusta, bravo. Torno a dire, hai studiato bene, mi fa piacere. Allora, fu una marcatura quella del mio amico Claudio,
asfissiante, irritante, contagiosa, nel senso che lo seguiva in tutte le parti del campo, ma non ci sono stati fallaci. Ricordati, sai cos'era? È che probabilmente nel calcio di oggi, dove c'è la trattenuta, la spinta con la trattenuta di maglia, la spinta del corpo, ecco, no, non è più concesso, perché ormai sono diventati tutti, cascano tutti appena di sfiori. Ecco, Maradona invece, che era molto leale, accettò, infatti vedi che te l'ha detto, l'hai letto, accettò quella sfida e riconobbe la grande prestazione di Claudio Gentile, perché lo marcò in tutte le zone del campo, gli diede fastidio, fu una sanguisuga, e forse era l'unico modo per fermarlo. Gentile su Maradona, di conseguenza Tardelli liberato, e lì c'è veramente la liberazione di tutta la nazionale e anche la dimostrazione che Berzotto aveva sempre avuto ragione, anche nell'impostare questo tipo di gioco. Perché? Perché l'Italia lascia fondamentalmente giocare l'Argentina di Menotti, una squadra di palleggio, una squadra di costruzione, ma in questo modo si crea gli spazi per andare a contrattaccare dove fa male. E proprio la figura di Tardelli, liberato da questa marcatura che l'avrebbe impegnato a 360 gradi, si distende nell'azione che sblocca l'Italia, sblocca la partita e sblocca tutto il mondiale. Quella distensione appunto in verticale con Tardelli che arriva a segnare con un bellissimo sinistro incrociato. Poi raddoppiamo, facciamo 2-0. Dopo un errore di Paolo Rossi a tu per tu con Fischol, arriva comunque l'azione, il gol di Cabrini. Alla fine la punizione di Passarella, ma l'Italia vince. Ed è lì che è iniziato veramente il vostro mondiale, vero? Iniziò il nostro mondiale, ma non è stata la partita che ci ha dato la sicurezza di vincere il mondiale. Quella è stata dopo, che te la racconto, quella di dopo. Però è stata la partita che ci ha consentito di andare ad affrontare il Brasile con una certa credibilità, perché tu hai battuto, giustamente come dici tu, l'Argentina, campione del mondo uscente, con in più Maradona. Con in più Maradona, poi tieni presente che c'erano alcuni giocatori che erano venuti a giocare in Italia anche lì, da Passarella, eccetera, eccetera. Era Diaz anche. Certo, Diaz, Ramon Diaz, che Ramon Diaz lo manca io mancai. Non ci fu una marcatura fissa, perché loro giocavano con Daniel Bertoni, con Ramon Diaz e con Maradona, perché giocavano con tre punte, perché dicono che il calcio di allora, no, giocavano con tre punte. Poi dopo ti dico qualcosa anche della nostra formazione. Giocavano con tre punte. E Berzot disse: ma quando viene centralmente Bertoni, lo mandi tu, lo marchi tu. Devo dire che io e Cabrini abbiamo fatto una mezza zona, nel senso che quando Bertoni andava alla sinistra lo prendeva lui, quando Bertoni veniva in mezzo lo marcavo io, e viceversa, perché Ramon Diaz e Bertoni si scambiavano spesso. Per cui quella fu la partita che ci permise di affrontare il Brasile con la consapevolezza che potevamo dire la nostra, non certamente di vincere col Brasile, perché per me il Brasile era quasi imbattibile. Però dovevate vincere, perché comunque il Brasile aveva battuto 3-1 l'Argentina nella seconda partita, di conseguenza aveva la differenza reti favorevole, si arriva allo scontro definitivo, Brasile-Italia, chi vince passa, in caso di pareggio passano i brasiliani. E quindi lo scenario è questo, con la formazione del Brasile di cui abbiamo parlato, e con una partita in un caldo incredibile che per me, che l'ho visto a priori, rimane la partita di quel mondiale, ancora di più della finale. Io quel mondiale l'ho rivisto tantissime volte, la finale l'avrò vista 5, 6, 7 volte, Italia-Brasile credo di averla vista 20 volte, perché è una partita che secondo me ha condensato tutto, ha la grande tecnica del Brasile, ma anche un certo tipo di organizzazione di gioco, di concezione di gioco, e ha la resistenza dell'Italia, ma resistenza che più attiva non potrebbe essere, perché quella partita lì l'Italia non l'ha subita, l'ha sempre fatta fin dall'inizio. E raccontando Italia-Brasile, poi me la racconti tu, ma io credo che lì sia stata veramente la resurrezione, a partire da Paolo Rossi, ma di tutti quanti. Faccio una breve ricapitolazione di quello che è successo nel microcosmo di Italia-Brasile. Va in vantaggio l'Italia e segna Paolo Rossi. Pareggia Socrates
su una bellissima incursione, uno scambio 1-2, poi un tiro furbo sul primo palo, perché anche lì, ho sentito dire, forse ha sbagliato Zoff, me lo racconti tu, ma lì prende il tempo sul primo palo da quel grandissimo campione che era Socrates. Poi c'è tu ti fai male, ci sono un po' di situazioni, l'Italia torna in vantaggio, ancora con Paolo Rossi su un errore di Junior, gol di astuzia pura, ma è gol di un giocatore che si vede che si è liberato, perché altrimenti su quel pallone Paolo Rossi la partita prima non ci sarebbe neanche arrivato. Pareggia Falcao con un pezzo d'arte incredibile, perché la finta, il movimento di bacino con cui si apre la zona per infilare quel sinistro all'incrocio dei pali è una cosa meravigliosa. Risegna Paolo Rossi di rapina, risegna l'Italia con Antognoni il 4-2 annullato per un fuorigioco che non abbiamo il VAR noi, ma siamo sicuri che non ci fosse. No, non è un fuorigioco. Zoff para qualsiasi cosa, compreso quel colpo di testa all'ultimo minuto che a me ha sempre ricordato la parata di Banks su Pelé, perché non c'è molta differenza. Zoff arriva a fare un miracolo incredibile, l'Italia vince 3-2, e adesso mi racconti tu tutto il percorso emotivo di questa partita. Ma allora, il percorso emotivo, mi piace raccontarti un episodio. Quando siamo arrivati allo stadio Sarriá, arriviamo prima noi col pullman e parcheggiamo il pullman fuori dallo stadio. C'era gente, perché c'erano dei transenne, per cui parcheggiamo appena lì il pullman fuori dallo stadio, perché il pullman non lo potevi mettere all'interno dello stadio. I più, dato che siamo arrivati un po' prima, diciamo la maggior parte sono rimasti sul pullman. Tieni presente che non c'erano cellulari, non c'erano telefonini, perché ho visto che Mourinho si è arrabbiato perché stanno tutti al cellulare adesso, i giocatori di adesso. No. Era così, stavi sul pullman, magari leggevi il giornale, parlavi con il tuo compagno, così, 5-10 minuti. A un certo punto arriva, però c'era una tensione sul nostro pullman che aleggiava, che è difficile spiegarti. A un certo punto si affianca il pullman dei brasiliani, ballavano la samba. Io ho detto, porca Eva, ma qui dobbiamo fargliela pagare, perché non è possibile che noi siamo qua, che ci mangiamo le unghie, c'è gente che non ha dormito la notte, eccetera, eccetera. Ad esempio Tardelli, Oiali erano noti, lo chiamavano il coyote proprio perché non dormiva la notte Tardelli. Allora cosa succede? Avevano i brasiliani a mo' di samba sul pullman che ballavano, ho detto gliela dobbiamo fare, però sai, un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'unica cosa che ci disse Berzot, ci disse: ragazzi, abbiamo battuto l'Argentina, io non è che vi dico di battere il Brasile, giocate come hai detto tu, a viso aperto, perché a me, quando mi vengono a dire che il calcio di allora era un calcio, come posso dire, un calcio difensivista, il catenaccio, sono tutte balle, nel senso che c'era molta più attenzione nella fase difensiva, nel senso che marcavi a uomo, questo sì. Poi dopo però controbattevi subito, fatto sta che il gol dell'Argentina con Tardelli è stato sulla nostra ripartenza. Ecco, mentre invece i gol del Brasile, sai perché hanno perso i brasiliani? Proprio per quello che ti ho detto prima sul Puma, per presunzione, per arroganza, probabilmente anche per capacità nostra, per abilità, per fortuna, ci vogliono tutta una serie di competenze, perché il secondo gol che fece Paolo Rossi, con loro che giocavano di tacco, e Junior che passa la palla a Falcao che la gioca di tacco, così erano talmente forti, avevano due giocatori, tu li hai elencati: Falcao, Cerezo, Zico, Eder, Junior, ma giocatori che poi hanno fatto la storia, alcuni anche del calcio italiano, non solo quello brasiliano. E hanno perso per arroganza, poi anche un po' per presunzione, ma indubbiamente anche per merito nostro. Per cui la partita, io marcavo Serginho forse era il giocatore indubbiamente meno qualitativo del Brasile, avevo meno qualità, poi giocai un tempo, tu lo sai, perché io mi feci male, ed entrò lo zio Bergomi. Lo zio che aveva 19 anni e ne aveva, ne aveva ancora 18, ne aveva ancora 63, sì. Per cui, no, aspetta, no, ne aveva 18, forse gli aveva no, 18 perché lui di
Per cui a dicembre faceva del 63, per cui aveva ancora 18 anni, e fece una grandissima partita. Però hai ragione tu, fummo salvati alla fine da una splendida parata di Zoff. Però la cosa più bella, sai qual è stata? Che tu puoi immaginare, perché tu vuoi sapere anche qualche episodio. Allora, quando vincemmo, entrammo nello spogliatoio, c'è stato qualche dirigente, però non mi fare i nomi, ma è stato scritto anche sui libri. Se tu vai a vedere i libri, io sono l'unico che non l'ho scritto, perché tanto poi alla fine le cose sono quelle, di Tardelli, Paolo Rossi, ha scritto dei libri, lo stesso zio Bergomi. Qualche presidente della federazione o qualche presidente entrò nello spogliatoio a fine partita ad abbracciarci dopo che ci aveva, come posso dire, sbugiardato fino al giorno prima, fino a 3 giorni prima della partita con l'Argentina. Ci aveva detto: ma tanto che cosa ve ne giochiamo a fare, torniamocene a casa. Quella entrò... è un virgolettato noto del presidente della federazione di allora, che era l'avvocato Sordillo, no? No, beh, ma l'avvocato Sordillo fu uno dei più seri, devo dire la verità, mentre tutti gli altri no. Salivano tutti, come spesso succede, sul carro dei vincitori, vennero a due cose, ti dico. Vennero allo spogliatoio a festeggiare, e allora Dino Zoff, che è di poche parole, come hai detto tu, ma ha capito, ha interpretato il nostro pensiero, ha preso questo personaggio, gli ha detto: si accomodi alla porta, lei non è degno di entrare in questo spogliatoio. Per cui è andato via con la coda in mezzo alle gambe. E Berzot, l'unica cosa che ci disse: abbiamo battuto l'Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, a questo punto non possiamo fare altro che vincere il mondiale. Infatti è stata la partita che non... Guarda, possiamo anche andare oltre, non mi chiedere la partita con la Polonia, perché non mi ricordo niente. Esatto. È stata talmente un passaggio successivo che non me lo ricordo, perché sì. Eravamo talmente convinti di vincere, che abbiamo vinto 2-0, ma qualche episodio così, a parte, vabbè, che mancava Boniek, che mancava Antonioni, che se... No, se... Antonioni si è fatto male. Mancava Gentile, ha giocato Bergomi. Non mi ricordo niente, perché è stata talmente come posso dire, un ponte, un passaggio, che eravamo talmente convinti di vincere, di andare in finale. Poi la finale è la finale. Ma questo è percepito anche da chi lo ha visto, a posteriori, che Italia-Brasile rimanga il mondo di quella Coppa del Mondo. Dopodiché la semifinale con la Polonia già affrontata, Polonia, come hai detto tu, senza Boniek, altri 2 gol di Paolo Rossi, che a quel punto lì non solo si era ritrovato, non solo era risorto, ma era quasi anche asceso al cielo, era inarrestabile. Tra l'altro quella fu la partita della palla con scritto basta spingerla, no? Il cross di Conti per il colpo di testa di Paolo Rossi e il 2-0. E un inciso lo farei sull'altra semifinale, perché dall'altra parte invece Francia-Germania Ovest è stata una partita, anche quella storica, finita 3-3, i calci di rigore, l'infortunio di Battistone, il calcio qualitativo dei francesi, la solidità dei tedeschi, che alla fine prevalsero i rigori e ce li trovammo contro come avversari in finale. Provo a provocarti un filino. Se ci fosse stata la Francia sarebbe stata un po' diversa al Bernabeu, era più forte la Francia. Ma tu hai letto qualche libro? Hai letto i libri? Ammettilo che hai letto dei libri. Qualche libro l'ho letto. Sai perché ti dico questo? Perché? Perché Berzot, giustamente, ognuno poteva andare in camera sua, ma però in una sala riunioni ci costrinse a vedere la semifinale, ma era giusto, era doveroso, non potevi non vederla, era un partitone, la Francia aveva Platini, aveva uno squadrone. La prima cosa che ci disse quando la partita finì, ci disse: sono contento che incontriamo la Germania. Poi lascia perdere che poi la Germania ci portò fortuna anche nel 2006, certo, ci benissimo. Portò fortuna anche successivamente. Ha detto: perché se avessimo incontrato la Francia ci avrebbe messo più in difficoltà. Questo me lo ricordo perfettamente, questo è stato il suo pensiero. Disse: preferisco, meglio che sia andata così, che ha vinto la Germania. Evidentemente, vedi, mi hai letto nel pensiero, perché il suo discorso a tutta la squadra fu questo. Eh sì, perché era una Francia veramente spettacolare, Tiganà, Platini, però arriva la Germania, una Germania con un Rummenigge in condizioni imperfette, no? Precarie,
però immagino che anche voi foste abbastanza stanchi. Rientrava Gentile per la finale, non c'era più Antognoni, e anche lì la mossa fatta da Berzot, schierare Bergomi, avanzare Cabrini, un'altra lettura tattica piuttosto fine, all'apparenza difensiva in realtà la cosa giusta per arrivare a trovare i giusti meccanismi sul campo. E poi anche in questo caso la finale me la racconti tu, poi mi racconti soprattutto il dopo, però la sensazione di chi l'ha vista dopo è che la partita fosse incanalata su un binario emotivo, su un binario tecnico. Era la partita dell'Italia, era impossibile da perdere, Cabrini sbaglia il rigore, fa niente, e mi racconti com'è andato l'intervallo, perché mi interessa anche la psicologia del gruppo di fronte a un giocatore rilevante, molto forte, che fa un errore del genere. Poi il solito gol di Paolo Rossi, alla fine il gol di Altobelli, dopo ancora il gol di Breitner, in mezzo il gol di Tardelli e l'esultanza di Marco Tardelli, che se Italia-Brasile è, come ho detto prima, il mondo di quella Coppa del Mondo, il volto di Tardelli dopo quel gol, tra l'altro gol da fuori classe, perché è un sinistro di una qualità meravigliosa, ma il volto di Tardelli io credo che sia il volto dell'impresa. Perché? Perché io, rivedendo quell'immagine ancora oggi, mi figuro nella faccia di quest'uomo, di questo italiano, le imprese epiche della mitologia. Credo che, ecco, gli eroi quando vincevano le loro battaglie contro gli dèi avessero quella faccia lì alla fine. Beh, dell'impresa ha sfogato tutta la sua gioia. Però parto da un concetto che è stato sottovalutato, che tu l'hai sottolineato due volte: le mosse di Berzot. Ci tengo a dirlo perché Berzot è stato sottovalutato in tutti i sensi, perché per tanti motivi, perché era l'allenatore che usciva da Coverciano, per cui allenava solo le nazionali partendo dalle giovanili, non ha allenato squadre di club, per cui c'era un po' di come dicevi prima, di scetticismo. Ma le mosse di marcare un terzino che marca il numero 10, in questo caso Maradona, Gentile Maradona, per liberare Tardelli e inserire un terzo difensore, perché c'eravamo già io e Gentile, inserito Bergomi in finale per marcare le tre loro punte e seguirla uomo per liberare dalla parte sinistra Cabrini e dalla parte destra Lele Oriali. È stato, se tu ci pensi, sono stati geniali, perché gli allenatori di oggi, il 4-3-3, il 4-2-3-1, 4-2, cioè ti rimbambiscono di schemi, di numeri, ma poi dopo la lettura della partita, sono in pochi che sanno leggere la partita in panchina, parliamoci chiaro. E la partita è stata, torno a dire, noi eravamo più freschi, stanchi ma freschi, eravamo più freschi, i tedeschi probabilmente già fisicamente dei panzer, così erano, perché Berzot ci disse: noi contro la Germania è meglio incontrare loro perché soffrono fisicamente, tiene presente che c'erano 40-45 gradi. Infatti, al di là del rigore, adesso poi ti racconto l'episodio del rigore, alla fine del primo tempo noi entrammo nello spogliatoio, Cabrini sbagliò il rigore, si mise a piangere, e l'avevo detto non so quante volte, Berzot la prima cosa che disse fa: ma perché piangi, tanto la vinciamo ugualmente, perché i tedeschi non stanno in piedi, i tedeschi stanno cedendo. Io non so se l'ha detto probabilmente anche per rinfrancare il ragazzo, ma anche perché ci credeva. E fatto sta che nel secondo tempo è stato un secondo tempo all'unanimità, praticamente abbiamo preso il gol solo alla fine, perché sul 3-0 c'è stato un piccolo calo di concentrazione, ma è stata una partita, non dico come quella con la Polonia, per l'amor di Dio, perché i tedeschi poi li devi rispettare. Bergomi marcò alla grande Rummenigge, Gentile Libaschi, io marcai prima Fischer poi Rubes. Però per dirti, era grosso Rubes, Rubes, Ciccio Graziani diceva che colpiva le lavatrici con la testa. Allora, ha detto, se riesci a fermare Rubes hai fatto tutto, perché quello colpisce le lavatrici, c'aveva una testa così. Vabbè, detto questo, fu una partita tatticamente perfetta, perché i loro tre attaccanti non fecero nulla e i nostri centrocampisti furono quelli che poi alla fine hanno tra le loriali con Stili, che è una grande partita, Cabrini sulla fascia sinistra, Tardelli ha fatto il secondo gol meraviglioso, per cui alla fine è stata vinta per le mosse tattiche di Berzot. E
Ti do cosa un vuoi po' di sapere? Ti do un po' di immagini, vorrei sapere qualsiasi cosa, vorrei essere stato lì, ma ti do un po' di immagini. Per chi in tribuna che dà il sostegno della nazione, da vero uomo della nazione, quell'immagine insomma diventata mitica dopo il gol di Altobelli, dopo il 3-0, non ci prendono più, lì è stato veramente l'italiano che era con voi a farsi esaltare da voi italiani. E poi dopo... Il fischio finale, perché noi abbiamo nelle orecchie il triplice campioni del mondo di Martellini, ma voi eravate lì sul campo. Io ho captato un po' di immagini guardando, rubando, insomma, con gli occhi. Paolo Rossi che si accascia su un cartellone pubblicitario che non riesce neanche a fare il giro di celebrazione. Tutte quelle cose, cosa passa nella testa di uno che ha vissuto un mese del genere e che alla fine è diventato campione del mondo? Allora, io la prima cosa ti vado a braccio, quello che mi viene in mente. A proposito di quello che tu dicevi all'inizio nella presentazione, ci tengo a dirlo, perché è stata una vittoria non solo sul campo, battendo il Brasile di Zico, l'Argentina di Maradona, cioè i giocatori, la Germania di Rummenigge, cioè i giocatori più forti al mondo in quel momento lì. Ma noi, quella nazionale ha avuto anche l'onore di essere rappresentata da un Presidente della Repubblica come Pertini, che è stato il presidente più amato degli italiani. Se tu vai sui sondaggi, certo, non te lo puoi ricordare tu, che hai 38 anni, non se lo possono ricordare i più giovani, ma è stato il presidente più amato degli italiani, entrò nello spogliatoio a fine partita per chiaramente farci le congratulazioni dicendo a quei tedeschi lì ce l'abbiamo fatta, parlava come se fosse al supermercato, hai capito? Cioè era uno di noi. Perché lui uno la di storia noi. Con i tedeschi, insomma, ha rappresentato, certo, proprio la storia della contento, lui era un partigiano, perché lui ha detto, lui nello spogliatoio mi fece morire da ridere due cose, poi ti dico. Nello spogliatoio disse, se c'è una bella vittoria fa proprio contro questi tedeschi, fa morire da ridere. Poi quando siamo partiti sull'aereo, che siamo andati a mangiare al Quirinale, io ero lì che c'era la tavolata lunga e mangiavo, venne vicino a me e fa, ma come sei magro, fa, devi mangiare di più. Cioè capisci che c'era quell'umanità che non c'è più adesso, cioè questi sono personaggi che veramente mi viene l'emozione ancora a ricordarli, perché tu hai avuto modo di far parte di quell'impresa storica lì, ma anche di frequentarli, seppur per poco tempo, sull'aereo poi non ne parliamo, la famosa partita a carte quando Berzotti sbagliava una carta e diceva, ma che come per dire, ma che cazzo di carta stai giocando, fa? Non è quella e lì. Comunque anche in quello Berzotti era convinto delle proprie scelte, perché l'ho visto giustificare la giocata di un 2 che secondo il presidente Pertini era una follia, ma lui è rimasto sulle sue posizioni. Poi chi l'ha vinta quella partita lì non me lo ricordo. No, l'ha vinta aspetta, l'ha vinta, erano Pertini e Zoff contro Berzotti e Causio, vero? Sì, l'ha vinta Berzotti e Causio. Ha vinto Berzotti e Causio, perse Pertini, però voleva avere ragione lui. Appunto. Figurati se aveva ragione. No, ma è una cosa meravigliosa, per cui personaggi, cioè capisci che tu vinci un mondiale e poi giochi una partita a scopa? Sì. Cioè, questo per farti capire, io voglio sempre fare delle differenze per farti capire anche il mondo come è cambiato. Adesso ti metteresti sui social, città, vabbè. È l'evoluzione dei nostri tempi, ci mancherebbe, anch'io vado sui social. Però per farti capire, noi abbiamo dunque, cosa passa nella testa? Io la prima cosa che feci al fischio finale di Coelho, che tra l'altro incontrai da giornalista ai mondiali del 2006, andavamo a mangiare, eravamo io, Tardelli, perché lavoravamo per la RAI, siamo andati a mangiare in un ristorante vicino all'aeroporto, eravamo io, signori, il giocatore, facevamo parte della spedizione della RAI, andavo a mangiare una sera in un ristorante, c'era l'arbitro della Germania, Italia-Germania, l'arbitro brasiliano che evidentemente era venuto a seguire il mondiale del 2006 e ci disse che c'ha ancora il pallone a casa. L'ha preso, quando alzò il pallone, quel pallone lì, io chissà cosa darei per ce l'ha lui,
ce l'ha lui, ha detto no, gli ho detto ma puoi dare la palla, non ci penso nemmeno, ha detto. Incorruttibile, se lo tiene anche quello. Se lo tiene lui, per cui sono cose... Io andai ad abbracciare Zoff, infatti non ce l'ho qua perché ho un'immagine meravigliosa di io che abbraccio Zoff, ce l'ho sul cellulare, perché sto parlando col cellulare e non te la posso far vedere, che abbraccio Zoff al fischio finale. Poi dopo ci furono i giri di campo, che è un po' il rito che fai. La cosa più bella, ti ho detto, quando poi vai ad abbracciare Pertini, a prendere la medaglia ad 1-1, ma poi dopo bello è stato quando lui è entrato nello spogliatoio a fine partita a farci i complimenti per aver battuto i tedeschi. E poi sai, poi siamo andati in hotel, abbiamo cominciato, per non tirarla troppo, siamo andati a mangiare, abbiamo fatto, mi ricordo, abbiamo giocato alle 8 di sera, fai conto che strafesteggiamenti e tutto. Ah, ci tengo a dirti, mi si sta scaricando il cellulare, allora ci tengo a dirti una cosa: quando sono uscito dallo Stadio Santiago Bernabeu, questo l'ho detto anche nei libri, siamo stati io e Berzot, forse uno degli ultimi ad uscire, fai conto erano le 23:30 tra festeggiamenti, forse mezzanotte. E andai vicino a Berzotto e gli dissi: mister, chissà che belle soddisfazioni adesso contro tutti quelli che ci hanno, mi fa, pensa la grandezza dell'uomo, mi disse: no, io non sono così, io non me la prendo, anzi mi danno più fastidio tutti quelli che adesso salgono sul carro dei vincitori, però non ho vendetta contro nessuno. Ma cioè, per farti capire l'umiltà dell'uomo. È stata una frase, poteva festeggiare, gli ho detto: mister, festeggi, vada a gioire contro tutti, adesso ti ricordo. No, io non fa. L'unica cosa che mi dà fastidio è che adesso chi parlava male prima, adesso ne parla bene. Ma questa è la legge della vita. Per chiudere, e nel ringraziarti due volte, la prima è per aver vinto quel mondiale, la seconda per averlo rivinto attraverso questo racconto che veramente mi ha dato tanto e penso abbia dato tanto a tutti. Sai cosa ti voglio dire? Tu hai parlato più volte delle differenze fra allora e oggi. Io ti dico invece che ho voluto raccontare questa storia proprio con l'esatto opposto dell'obiettivo, ovvero riportare i punti di contatto fra l'allora e oggi, perché quella vittoria fu veramente una vittoria che diede la svolta al paese. La gente si riversò nelle strade, i miei genitori, i miei nonni mi hanno sempre raccontato di un'esplosione di felicità che l'italiano non aveva mai vissuto probabilmente nel precedente secolo. E quindi voglio dire questo, ho voluto raccontare questa storia per ribadire ancora una volta che il calcio è probabilmente, come si è detto, la cosa più importante fra le meno importanti, ma è una cosa che a livello sociale, a livello di vita della gente, può avere questo tipo di influenza. E volevo, attraverso una delle più grandi, forse la più grande storia del calcio italiano, far passare questo concetto, che il calcio per la gente è molto importante, specialmente in momenti di difficoltà, può, attraverso le sue imprese, attraverso i suoi eroi, attraverso i suoi uomini, cambiare dei destini o quantomeno allietare, far scoprire delle gioie. E questo è un concetto che secondo me specialmente di questi tempi dobbiamo tenere presente. Una cosa veloce, ringrazio anche te, anch'io, una cosa veloce, nulla di per delegittimare il calcio attuale, del quale non faccio parte, ma tu sai che lo commento perché lavoro in Rai, faccio la radio, faccio mille cose, per cui so perfettamente quali sono le difficoltà nell'esprimere calcio nel mondo di oggi, e ti facevo semplicemente dei paragoni perché il calcio da loro era un calcio, come posso dire, fatto in casa, un calcio più umano, dove c'era il contatto diretto tra calciatore e persona e tifoso, calciatore e tifoso, tutto qua. È chiaro che ci tengo a dire che quella è stata una vittoria storica, una vittoria che mi porto dietro io, ma tutti i miei compagni ci portiamo dietro per tanti anni, per tutta la vita ce la porteremo dietro, per come è avvenuta, per questa escalation, per come è venuta. Però insomma è chiaro che il calcio si è evoluto, se poi vogliamo stare a parlare, un giorno mi chiami, parliamo dell'evoluzione del calcio di oggi dal punto di vista tecnico, è normale. Però attenzione, e concludo dicendo, che quella
non era, e ti parlo dal punto di vista tecnico, una nazionale assolutamente con la mentalità difensiva, perché aveva Bruno Conti alla destra, Antognoni che era una mezzala, due punte, Tardelli che faceva 10 gol all'anno, cioè cosa faceva? Si difendeva e controbatteva. Quella era la mentalità, perché qualcuno ha fatto anche intendere al calcio catenaccio di una volta. Non è mai stata una squadra catenacciata, con un libero poi come Gaetano Scirea, che ricordiamo tutti. E anche questo è un messaggio che voglio trasferire all'attualità. Difendersi per poter attaccare, non difendersi. Guarda che tante squadre fanno così adesso. Assolutamente. Pensare. Solo che parlano, si difendono, poi attaccano in contropiede. Solo che adesso le chiamano ripartenze, fase di non possesso, fase di possesso. Sono tutti termini cambiati, c'è evoluzione giustamente, però poi alla fine gira e rigira la stessa cosa. Grazie, grazie Fulvio, grazie davvero, è stata una chiacchierata. Grazie a te. Alla prossima. Torneremo sicuramente a parlare. Ciao, ciao, grazie.